Eccomi di nuovo con Silvano. In questi giorni lunghe chiacchierate, ma devo dire chiacchierate molto 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 interessanti. Adesso con Silvano magari affrontiamo un po' il tema della filosofia. Che cos'è la filosofia? A che cosa serve? Anche perché è giusto porsi queste domande, no? Che cos'è e a che cosa serve? Sì, è giustissimo, non solo per la filosofia, ma per qualunque cosa. Quando non si sa bene di qualsiasi cosa, bisogna sempre farsi queste due domande. Che cos'è e a che cosa serve? Uno di quelli che non sono d'accordo con la filosofia come amore del sapere, che veniva, avevo detto nella prima commento. Conversazione, ha ragione, ma io non avevo detto sapere, io avevo detto sapienza, cioè la filosofia è amore della sapienza, se si vuole del sapere, sapere cioè la capacità o il volere ordinare le cose, è del sapiente ordinare, come dice San Tommaso nella frase iniziale della Contra Gentes, ordinare. Beh, ordinare che? Ordinare tutto, perché nel mondo c'è una realtà nella quale nasciamo, la realtà fisica, c'è una realtà sociale, c'è una realtà morale e poi c'è il se stesso, ordinare le proprie idee, i propri criteri, le proprie facoltà, i propri desideri, le proprie passioni, cioè bisogna ordinare tutto. Anche un compito semplicissimo come potrebbe essere per esempio in un'officina meccanica l'ordinare le viti. Le viti non si ordinano a casaccio e non si ordinano per la lunghezza o per il tipo di testa che hanno, si ordinano per lo scopo per cui sono fatte, cioè per il diavolo e il passo. Il diavolo e il passo determinano l'ordine delle viti. Questo è una cosa esimia, piccola, ma un'interpretazione filosofica a quel livello, a livello materiale. Poi evidentemente ci sono realtà più importanti da ordinare. E qui è la difficoltà, perché se si ordina in una maniera sbagliata, si vive una vita sbagliata. Fondamentalmente questo. Allora, quali sono le realtà da ordinare? Le possiamo dividere in quattro pilastri, i quattro pilastri della filosofia. Il primo è la gerarchia degli esseri. Quindi tu dici, aspetta, che fare filosofia vuol dire attenersi a dei capisaldi. Attenersi a dei capisaldi, ordinare. Mai perdere di vista i criteri secondo i quali bisogna ordinare. Lo scopo della filosofia è arrivare alla verità delle cose. Non è sapere quello che pensa il tale o il quale o gli antichi o i moderni eccetera eccetera. La filosofia non tollera aggettivi. Quando si parla di filosofia antica, di filosofia moderna, di filosofia europea, di filosofia orientale eccetera, già si perde la traccia, si perde l'ordine. Questi sono aggettivi che depistano. La filosofia va alla verità delle cose. È vero che ci sono culture intere le quali fanno caso omesso della verità delle cose, o la considerano secondaria o di importanza trascurabile, e queste sono le filosofie, le culture, meglio, orientali. È vero, sono così, ma non le si può chiamare filosofia perché perseguire la loro linea di ragionamento, la loro linea di qualunque gerarchia possa avere, non è la gerarchia dell'essere, e non porta alla verità. Quindi come si potrebbe chiamare? Si possono chiamare, come le chiamava Maritain, si possono chiamare ideosofie, si possono chiamare culture, ma non filosofia. Cioè non c'è sapienza nel disordinare o nel fare caso omesso dell'essere, perché l'essere porta alla verità, e la verità è l'adeguazione, l'adeguamento della mente con le cose. Ci sono altre definizioni di verità, attenzione. Per esempio la definizione di Bertrand Russell, che la verità è coerenza. E poi ci sono definizioni pragmatiche di verità. Ci sono cose che funzionano perché è stato imposto dall'uomo una certa maniera di funzionare,
ma non sono naturali. Faccio un esempio. Bertrand Russell dice che nella sua definizione di verità si arriva a dei paradossi insuperabili, dei paradossi che fanno vedere come sia inutile fare filosofia in questo genere. E lui porta il famoso paradosso del barbiere. In un villaggio c'è un barbiere che fa la barba a tutti tranne che a se stesso. No, meglio, in un villaggio un barbiere fa la barba a tutti coloro che non radono se stessi. Domanda, chi rada il barbiere? Ora, se si rimane nella filosofia della coerenza, si è un paradosso insalvabile, non si va oltre. Ma se si va alla filosofia dell'essere, in un viaggio reale, dove c'è un barbiere che rada tutti quelli che non si radano se stessi, la domanda è una contraddizione in termini. Cioè non può esistere un barbiere che rada tutti quelli che non rada se stessi senza includere se stesso o escludendo se stesso. Si arriva a quello che si chiama una contraddizione in termini e quindi una cosa che non può esistere. E si risolve il problema, cioè il paradosso non c'è. Ma mi pare che comunque Russell ha fatto quello che tu dicevi che non è il caso di fare. Lui ha scritto dei volumoni sulla storia della filosofia occidentale. Mi pare, occidentale. No? Poi ha scritto Perché non sono cristiano. Sì, altro sì, volume. Sì. E la filosofia occidentale, per esempio, è già un termine non da usare. Cioè, esiste una filosofia, esistono filosofi occidentali, evidentemente, ma alcuni l'hanno azzeccata e altri no. Mm-hmm. Come esistono una filosofia, una metafisica delle cose, per esempio, può essere trovata in Africa, ma non tra i filosofi professionisti, nei proverbi del popolo. Nei proverbi del popolo si incontra la stessa filosofia. La stessa metafisica si incontra nel tomismo, perché il popolo ha sapienza e sa ordinare. Quindi dire la filosofia si basa sui capisaldi, mi pare che ne abbiamo visti già due. No, ne abbiamo visto solamente uno, che è il capisaldo della gerarchia degli esseri. Sì. La gerarchia degli esseri è osservabile dovunque guardiamo. Certo. Cioè gli esseri sono fatti di materia, se sono di materia sola ha certe caratteristiche. Se la materia viene sovrastata dalla vita, ha altre caratteristiche, le piante. Se la vita viene sovrastata dai sensi e dalle passioni, siamo nel mondo animale. E se a questo c'è poi la mente e la volontà, siamo nel mondo umano. Questa è la gerarchia degli esseri. È importantissimo avere in mente sempre questa gerarchia perché, come abbiamo detto nel video precedente, questi livelli impongono le loro leggi a quelli inferiori. E si comportano sempre così. Quando non si mantiene questa gerarchia, quando si crede che tutto sia mescolato, quando si crede che ci sia un passaggio graduale dagli esseri inferiori a quelli superiori, come fanno gli evoluzionisti, a parte il fatto di dire una falsità scientificamente dimostrabile, si impoverisce il proprio livello intellettuale. Perché non ci si espande a tutti i livelli a cui si può e infatti si diminuisce la capacità di avere sapienza, la capacità di sapere, la capacità di capire e la capacità di ordinare. Ci si autoaffossa in una parola. Si finisce in un pantano, insomma. Si finisce in un pantano. Si finisce in un pantano. Impantanati da qualche parte. Non si esce. Sì. Questo è il primo caposaldo della filosofia. Lo si può chiamare metafisica, sempre che si ricordi che metafisica vuol dire, oltre alla fisica, che si ricordi anche un'altra cosa, che nel significato originario questa parola aveva tutt'altro significato. Quando Aristotele morì e Teofrasto ordinò i suoi scritti, mise questi scritti filosofici oltre a quelli in cui Aristotele si era occupato della fisica e la chiamò metafisica. Ma allora si vede che ha un significato totalmente distinto da quello che diamo oggi. Se si chiama gerarchia degli esseri si dice la stessa cosa, ma si dice meglio. Questo è il primo caposaldo. Il secondo caposaldo è quello dell'adequatio tra la mente e le cose, che è la verità. E che abbiamo detto ha altre possibilità, cioè quella della coerenza di Bertrand Russell e quella del pragmatismo. Come esempio di pragmatismo non c'è
esempio migliore di quello del denaro che ha acquistato pragmaticamente la stessa funzione di essere viventi, cioè si riproduce. Il denaro non si riproduce per natura, si riproduce perché gli è stato imposto. E gli è stato imposto di ottemperare certe leggi, che sono leggi umane, per il vantaggio di alcuni a spese degli altri. Su questo faremo poi una conversazione a parte. Ma questo è un esempio di verità pragmatica. Sì. Cioè funziona, la si prende per scontata, la si prende per, ma non è naturale e quindi non è filosofica. Ma questa adequatio intellectus et rei è doppia. Ed è importantissimo sapere che un'adequatio che esiste, questa adequatio è doppia. Una è personale e l'altra è di metodo. Cosa vuol dire personale? E vuol dire che tutti siamo diversi. E chi capisce una cosa, o chi si diletta di qualche cosa, non ne capirà un'altra e non si diletterà di un'altra. In una combinazione, in un sistema di combinazioni e permutazioni praticamente infinito, un'altra persona non sarà simile a questa prima in nessuna di queste. Gli piaceranno altre cose, sarà bene per altre cose, eccetera, eccetera. E allora, questo cosa vuol dire? Che uno ha un adeguazio per quello, per quello e per quello. Facciamo un esempio della musica. In musica esistono quattro livelli di adeguazio. Il primo è quello che si chiama il termine italiano non lo so, in inglese si chiama perfect pitch. Era quello che hanno i compositori. Beethoven, per esempio, aveva tutte le sinfonie che compose in testa, benché fosse sordo, non poteva sentire. Ma Beethoven sentiva una nota e le dava un nome. Questo lo fanno quelli che hanno questo talento. Questo talento, sì. Fai fare un suono a pianoforte e poi dice si bemolle, do maggiore, lo indica immediatamente. Non solo, ma se gli fai il nome della nota te la riproduce con la voce. Questo è il livello più alto di adeguazione musicale. Pochissima gente ce l'ha, ma esiste. E chi lo sa può comporre. Il secondo livello è quello che la più della gente ha. Ed è la tonalità. Tu senti una canzone, la ripeti, la canti, fai seguire la nota, quella giusta, eccetera, eccetera. Beh, e la più della gente è così. L'intonazione. Poi esiste il livello della sordità della chiave. La sordità della chiave. Cosa vuol dire questo? Che una persona canta bene, però non canta nella chiave che tu gli dai con lo strumento. Quindi non è la tonalità, insomma. Sbaglia tonalità. Canta perfetto, no? Una volta, e poi è lui che deve cominciare e tu devi seguirlo con lo strumento, non viceversa. Non si adatta allo strumento, evidentemente questo è un suo difetto. Ci può essere anche un'ottava superiore, un'ottava inferiore. No, è un'altra chiave. È un'altra chiave. Tu gli dai il do e lui canta in re. Certo. Questa è la terza. E la quarta è quello dello stonato. Anzi, ce n'è anche una quinta. Lo stonato gli piace cantare, ma non ne azzecca una. Una nota non segue mai quell'altra nell'ordine richiesto dal compositore. E poi c'è quello che è sordo e muto alla musica, il quale non può emettere nessun suono che non sia quello della prosa parlata, non è capace neanche di dire no. Questi li ho incontrati per esperienza personale, non li ho letti in un libro, li ho visti tutti, insomma. Ma è un esempio di adeguazio. E lo stesso vale per l'apprezzamento della musica. C'è chi apprezza musica alla prima, gli fai sentire, non so, il concerto per violino di Brahms, e questo si innamora della musica. Questo è un esempio storico che è venuto con un amico mio, lo so. E c'è gente che gli può suonare quello che vuoi, non capirà, non entrerà mai nel campo della musica, perché semplicemente non ha l'adeguazio adatta. Sono suoni sconnessi, senza relazione mutua l'uno all'altro. Effettivamente non è capace di dilettarsi, di gioire della musica intellettualmente, perché la musica si gusta con l'intelletto, non si gusta con le orecchie.
Questo è un esempio di adeguazione personale. Se ne potrebbero fare altri. La stessa cosa vale per le scienze, la storia, per quello che sia. O anche per le abilità manuali. Quindi, in parole semplici, come si fa a capire per che cosa si è portati, per che cosa si ha talento? Sperimentando, non c'è altra maniera. Certo. Cioè, ecco perché è così importante. È l'attrazione spontanea verso qualcosa, può essere un segnale. Certo, esattamente. Ecco, o il piacere che si prova. Piacere, esattamente. Ecco perché i genitori, appena il bambino arriva ai 3 anni, 4 anni, devono cominciare a osservare quali sono le sue tendenze e favorirle. Se gli piacciono i lavori manuali, se è musicale, se è agile, se può fare certe cose. Un esempio, trovandomi in una scuola molti anni fa, divideva il sentiero principale che andava giù verso la sala da pranzo da un prato verde, una ringhiera che poteva avere un 40 cm di alto e fatta da tubi circolari, da tubi cilindrici, di 6 o 7 centimetri. Tutti i ragazzi naturalmente stavano sulla ringhiera e tentavano di camminare su questo. Dopo 2 o 3 passi perdevano l'equilibrio e cadevano. Sì. Fino a quando ne vidi uno, un ragazzino di forse 7 anni, di seconda elementare, questo mise il piede sulla ringhiera e con una sicurezza incredibile cominciò a mettere il secondo, il terzo, il quarto, la percorsa dal principio alla fine senza barcollare un momento. Allora dice, questo è un equilibrista nato, lo si vedeva, certo. Lo si vedeva. Un'altra, poi il tirare pietre, io non so tirare pietre perché se le tiro vanno nella direzione sbagliata in cui l'ho tirato, quindi mi astengo, non posso giocare a tennis, non posso giocare al golf, perché tutti hanno quello che si chiama lo swing. Ma c'era uno di questi ragazzi in quella stessa scuola che si mise a tirare pietre a uno dei cavi elettrici che passavano di fuori e lo colpiva volta dopo volta dopo volta. Io rimasi sbalordito, dico questo è un esempio di adeguazione che io non ho. E così via, quindi se posso fare elenchi a non finire di capacità e incapacità mentale. Ora è inutile dire questa persona è superiore a questa perché quella superiorità non esiste. Può esistere superiorità in un certo talento ma se non in un altro e viceversa. Ma oggi, scusa Silvano, anche questo si è perso, perché quando si tenta, cioè si decide di che cosa occuparsi nella vita, credo che si faccia una valutazione, tenendo conto di altri parametri, che è la possibilità di occupazione, la possibilità di guadagno, la possibilità, e quindi si va probabilmente in questo modo, molto spesso, contro quelle che sono le inclinazioni naturali, che poi sono inclinazioni, no? Sono decisioni temerarie, cioè fatte a casaccio. Quando io lessi che il primo ministro Renzi ha dichiarato che il posto fisso non c'è più, contrariamente alla gente che si dispera e si tira i capelli, io pensai che questo è un passo nella direzione giusta. Solo che per chi sa una sola cosa è un disastro, perché è impantanato e se gli tolgono quel posto perde la possibilità di vivere. Ma per un uomo... E dico un uomo, nel senso per un maschio della specie umana, che sappia come trovare le sue abilità, questo è una benedizione, perché l'uomo non deve limitarsi a una specializzazione, la specializzazione è inumana. D'accordissimo. D'accordissimo. L'uomo ha bisogno di spaziare, di aprirsi a ventaglio verso quello che lo attira, e quello si vede nel bambino immediatamente, e si vede nel maschio, la femmina va più per le persone. Ha più interesse eccetera nelle persone che nelle cose. L'uomo ha interesse per le cose. Quindi l'uomo più per le cose e la donna più per le persone. Che sono i due grandi poi rami delle abilità. Che poi è stato sempre, no? Così, certo. È stato sempre così. Certo. E allora se uno acquista 4-5 abilità, un miscuglio di intellettuali e manuali, può mettere sul mercato indipendentemente, farsele pagare come consulente e diventare invisibile alla tassazione. Anche se non credo, ma questo parleremo poi di tassazione, parleremo di monete, eccetera. Anche se Silvano non credo che Renzi l'abbia fatto con questo scopo. No. Lui non l'ha vista in nessuna maniera, perché se l'avesse vista si sarebbe reso conto che avrebbe perduto contribuenti. Certo. Perché quelli che fanno una cosa del genere possono farlo come vogliono e non si seguono a un tavolo.
per 30 anni riscaldando la sedia e percependo uno stipendio alla fine del mese, no, delle schiavi del sistema di, nel quale ci muoviamo. Quindi questa adeguazione è importantissima. Ora, la seconda adeguazione è quella di metodo. La terza, scusa, perché abbiamo detto... Ah no, la seconda personale, di assiguarsi. Personale, scusa, quella di metodo. Esatto, sì. Per sapere fare qualche cosa o per impararla, eccetera, c'è un metodo per ogni abilità. Metodo diverso. Per esempio, suonare la chitarra non si apprende leggendo libri, chiaro, si apprende suonando, facendo errori. Noi possiamo dirlo perché entrambi avevamo imparato a suonare la chitarra. Sì. Non so, imparare a usare un tornio o una ferramenta, no? si apprende usandola, non si apprende leggendo come si fa, è la pratica che te l'insegna, no? Studiare la matematica con il metodo della storia, ad esempio, leggendo un libro dopo l'altro, non serve a niente. La matematica va sperimentata, gli esercizi vanno fatti. E la storia invece come si studia, scusa? Ah, la storia. So che tu sei un esperto di questo, no? Hai un tuo metodo. La storia, per esempio, non si studia nei libri di testo. Non leggere libri di testo di storia perché non si apprende niente. Però c'è un metodo valido del quale io vi partecipo, che è stato utilissimo per me. Infatti l'avevi divulgato tra noi. Sì, metodo, sì. Sono due cose. La storia si studia con analisi testuale e sintesi mentale. Mi spiego. I fatti storici sono tanti e tanto diversi e poi vengono da culture, da cose diverse, che memorizzarli da un solo libro è impossibile. Quel libro non esiste. Però la mente umana, essendo spirituale, ha una memoria inesauribile. Si può immagazzinare quello che si vuole, sempre c'è posto per altro, non è come un mezzo di trasporto pubblico. Non ha una memoria tipo gigabyte. No. Cioè, il numero di gigabyte è infinito. E allora, bisogna farsi prima uno schema di date e di eventi chiave. A scelta propria, la cosa importante è che siano non molti e in ordine cronologico, cioè certe date in cui sono avvenuti certi eventi che hanno cambiato il corso della storia, anche a giudizio personale, e memorizzarla, non ci vuole molto, ci pare siano 50 date, ma questa si legge una volta, un'altra volta, poi si sa. La ripetizione. Dopodiché, questa è l'analisi testuale. No, questa è la preparazione. La preparazione, sì. L'analisi testuale consiste nel leggere monografie, mai libri che tentino di mettere un sacco di cose tutte insieme, tutte nello stesso, tra due copertine. Monografie, una biografia, una guerra, una battaglia. Una istituzione, un'università, un evento sociale, uno sciopero, una cosa alla volta, ma che la tratti esaurientemente. Quando si legge, immediatamente dice quando è avvenuto questo evento, lo si inserisce tra due di quegli eventi memorizzati prima, non sparisce più dalla memoria, ti ricorda. Approfitto adesso di questo argomento, so che tu sei stato insegnante di biologia, sei stato insegnante anche di etica, sei stato insegnante anche di storia. Di storia, mm-hmm. Ecco, per esempio. Di geografia. Di geografia. Ma per esempio, come si studia una scienza, la biologia? Come si studia? La biologia non si studia sui libri. Perché è una scienza sperimentale. Si comincia a studiare osservando gli esseri viventi, anche dal di fuori, come si comportano, quello che fanno, eccetera, piante e animali. Si studia classificando, la classifica delle piante, i ordini, famiglie, generi, specie, utilissima. Quindi sempre ordinare. Ordinare. È un principio chiave quello dell'ordinare. Notando per esempio che il numero di petali delle piante, specialmente quello delle margherite, eccetera, non è casaccio, sono numeri di Fibonacci. Sì.
Sì. E guardando una margherita, chi ha l'occhio avvezzo, immediatamente lo può dire 13 petali, 21, 34. Poi non si arriva oltre 144 perché non ci si perde, ma 3, 5, 8, 13, 21 sono sempre quei numeri lì. Queste sono osservazioni che ordinano la mente e che permettono poi di arrivare ad altre osservazioni. E quando si nota, anche per esempio in una margherita, che non si sta guardando un fiore, si sta guardando un'infiorescenza nella quale ci sono più di 100 fiori, fiorellini piccoli, e se si spa, si possono vedere uno alla volta anche con una lente di ingrandimento. E poi si nota che questi fiori, nonostante piccoli, quanto più si ingrandiscono, tanto più belli diventano. Ricordiamo che il numero di Fibonacci vuol dire una certa proporzione. Una serie. un qualsiasi elemento della serie di Fibonacci è uguale alla somma dei due precedenti. Sì, esatto. Quindi 3 più 5 è 8, 8 più 5 è 8. Quindi sono virtuose proporzioni. Questa è una delle cose. Quindi dicevi l'osservazione. L'osservazione. Ordinare. Esattamente, questa porta a ordinare. No, quando si nota che la bellezza e l'unione esistono anche in queste cose, si possono applicare al mondo reale. Un esempio chiarissimo è la Sagrada Famiglia di Gaudí in Barcellona, che è un monumento che chi lo conosce non si smette mai di meravigliare della bellezza, dell'armonia di quello. Bene, i motivi di ornamentazione della Sagrada Famiglia sono le erbacce che crescevano nel sito, nel cantiere di costruzione. Gaudí le ingrandiva con una lente, le disegnava, le faceva riprodurre in pietra e sono tutte lì. E non sono che erbacce. Erbacce di una bellezza incredibile. Dopo si passa all'interno dei corpi viventi, l'anatomia, la filosofia. La bellezza, quindi la bellezza che cos'è? È proporzione, è armonia, questa è la bellezza. È lo splendore della forma. È la forma. Lo splendore della forma e si incontra prima di tutto negli esseri viventi. L'uomo dovrebbe riprodurre quella bellezza nelle sue opere d'arte. Non lo fa perché si permette di storpiare quello che fa, specialmente gli architetti, che io chiamo architazzi. Che fanno architazzate. Perché se lo permette? Perché naturalmente il suolo gli sostiene la struttura, anche un orrore. Chi non può costruire cose brutte sono quei ponti. Dicevi l'altro ieri. I ponti. Perché il ponte è una struttura che deve rispondere a verità. E se il ponte lo si sbaglia, crolla senza misericordia. Quindi ponti brutti non esistono, tutti i ponti sono belli. Ma questa è una considerazione che viene appunto dall'osservazione della biologia. Quando si comincia a studiare l'interno, cioè le anatomie, le fisiologie, ci si incontra con altri tipi di armonia. Ci si incontra con quello che si potrebbe chiamare un ordine. Ma faccio degli esempi. Un ordine funzionale. I cicli, no, che deve funzionare e che deve funzionare al principio e alla fine. Cioè ci si incontra con un tutto fatto di parti. Ogni parte ha il suo posto. Un ordine funzionale. Un funzionale. Sì. Quindi, per esempio, il ciclo di Krebs della fisiologia della respirazione è un tutto che comincia e finisce e poi finisce dove ha cominciato. Ecco, è okay, un ciclo. Un circolare. I cicli della natura, il ciclo dello zolfo, il ciclo dell'ossigeno, quello del carbonio, eccetera, sono cicli che fanno la stessa cosa. E sono tutti in armonia l'uno con l'altro. Un esempio, di nuovo, che viene parte dalla biologia e parte dalla chimica, il pH del mare è 8, cioè molto alcalino, 10 volte più alcalino del neutro. Lo stesso pH che c'è nella liquido amniotico del grembo materno, ma questa è una considerazione che vedremo in un altro di questi video. Ebbene, questo pH alto permette ai molluschi marini di estrarre i sali con cui compongono la loro conchiglia. Se il pH fosse anche 7,5, le conchiglie non si potrebbero formare. E allora, da quando il mare ha questo pH alto?
è potuto venire per evoluzione, o c'era sempre, e le conchiglie sono quelle che sono, specialmente quelle tropicali che erano bellissime, eccetera. Quindi la biologia isolatamente si serve in combinazione con le altre scienze, perché le scienze formano un tutto. Oggi nelle scuole si crede, per esempio, che la chimica e la fisica siano scienze diverse perché vengono insegnate da insegnanti diversi in tempi diversi. Sono separate come materie. Sono la stessa scienza, sono scienze fisiche. Si dividono pedagogicamente, ma non in realtà. In realtà usano le stesse unità, le stesse quantità fisiche, le stesse energie, una sola scienza. Ecco, queste considerazioni fanno vedere quanto sia importante avere una mente filosofica capace di ordinare, di sintetizzare, di mettere insieme, di vedere connessioni dove normalmente non se ne vedono senza essere allertati ad esse. Questo è il secondo adeguazione. Il secondo riguardo dell'adeguazione, cioè l'adeguazione di metodo. Con il metodo giusto si arriva alla conclusione giusta, si arriva alla verità di certe cose. Con il metodo sbagliato non si arriva a niente. Allora, il terzo caposaldo, il terzo pilastro della filosofia è il quadro della conoscenza. Cosa conosce il filosofo? Sono tre realtà che gli si aprono alla curiosità intellettuale: se stesso, gli altri e le cose e il mondo. E la conoscenza più importante è quella ovviamente di se stesso. Conoscere se stesso, come dicevano anche gli antichi greci, nel Tempio di Delfi c'era scritto: conosci te stesso, è importante. Perché? Perché se uno non conosce se stesso non conoscerà nient'altro. E come si fa a conoscere se stesso? Come abbiamo detto prima, con l'osservazione, quella dei genitori, poi quella propria. Dire: a me piace questo, lo tento, lo faccio, ci riesco. Però c'è un tetto oltre il quale non riesco ad andare. Non è cosa tua, abbandonala e fa qualcos'altro. Se sei cosa tua, andrai oltre il tetto praticamente immediatamente. Troverai e ti piacerà, ti diletterà, eccetera. Insomma, cosa tua. Ma allora, tu parti quindi dal presupposto che ciascuno ha un talento per qualcosa. Ciascuno ha un talento personale irrepetibile. Cioè, arrivando su questa terra, la sua cassettina degli attrezzi, dove dentro c'è questo talento. Ma non ne ha uno solo, ne ha vari. Vari? Ne ha vari. E tanto vari che sarà impossibile, perché la vita è corta, non c'è tempo, di svilupparli tutti. Bisogna scegliere. Bisogna arrivare a un momento in cui dire: questo io talento ce l'ho, ma non ho il tempo per svilupparlo, lo lascio. E lo si lascia, lo si comunica a qualche altro, o più semplicemente lo si lascia e basta. È così. Si crede quindi quello più evidente, più dominante rispetto agli altri. Insomma. Poi c'è la seconda conoscenza di sé, che è la conoscenza di sé attraverso gli altri, che è importante perché ognuno di noi mostra un certo comportamento esterno, ma non mostra quello che ha dentro, non mostra la sua coscienza, non mostra le sue intenzioni. Però conosce le sue intenzioni e quindi sa che se ha fatto una certa cosa aveva certe intenzioni per farla. Chi osserva vede il comportamento, non vede le intenzioni. Mm-hmm. E allora tende a giudicare le intenzioni dal comportamento. E allora dice: ah, quello lì così, così e cos'ha. E quando la voce arriva, cioè quello ha detto di te questo, questo e questo, la reazione immediatamente è una di rabbia e di non so, di non accettazione. Di non accettazione con l'idiota, perché ha detto questo di me. Sta attento. Non accettazione, come dicevo prima, nasce poi la sofferenza, perché questa non accettazione. Non chiamarlo idiota, pensa cosa hai fatto per dare adito a quella persona di pensare così di te. Tu ovviamente hai fatto qualcosa con le tue intenzioni, che era giusta, però l'hai fatta in maniera che quella persona può pensare questo di te. Allora correggi te stesso, non andare a dare la colpa alle persone. Ora, questa conoscenza di sé attraverso gli altri viene corroborata e viene innalzata e migliorata e perfezionata dall'amicizia. Non c'è niente di una buona amicizia per conoscere sé. Beh, una buona amicizia. Di una buona amicizia per conoscere sé. Sì. E chi è il buon amico? Beh, due criteri. Primo, in compagnia di un buon amico tu sei sempre una persona migliore quando vi lasciate di quando vi siete trovati. Secondo, il buon amico ti corregge i difetti. E tu correggi i difetti del buon amico in faccia,
non glieli fai di dietro. Come sono d'accordo. Sono d'accordo e poi dici pesta il corno quando sei fuori con qualche altro. No, il buon amico lo si corregge. Lo si corregge in faccia, dico, tu hai fatto questo, questo, questo e quest'altro. Correggi, non è bene. Per questo, questo e quest'altro. Questo. E viceversa, chi viene corretto sa di avere buoni amici. Questa è la conoscenza di sé da parte degli altri. Poi c'è la conoscenza degli altri, la conoscenza delle persone. Come si ottiene questa? Invita quelle che ci vengono tra i piedi in una maniera o in un'altra. Primo i fratelli e sorelle in famiglia, zie, cugini, poi amici a scuola, compagni di scuola, poi all'università, poi il lavoro. Insomma, si incontrano dozzine di persone durante la vita di Roma. Il campo formativo è la vita. Il campo formativo è la vita. Si vede che tipo di persone sono. Quelli che sono onesti, quelli che sono disonesti, si vede di tutto, c'è cioè di tutto. A qualunque livello, a livello familiare, a livello laico, a livello ecclesiastico, c'è cioè di tutto. E poi ci sono le persone che sono morte molto tempo prima di quando siamo nati noi, ma le si conosce attraverso la storia, attraverso quello che dicono altri di altri. E qui viene quello che avevo detto prima su come si studia la storia. Quindi, una delle cose più importanti in storia è leggere biografie. Biografie di persone di tutti i tipi. È anche opportuno leggere della stessa persona vari autori, perché ogni autore enfatizza un aspetto di quella persona che l'altro non enfatizza. E così ci comincia a conoscere gli altri. Si conoscono anche da quello che hanno lasciato, dai lasciti. Le materie umanistiche, insomma, va. La filosofia, la politica, le scienze sociali, l'economia, sono tutte maniere di conoscere le persone. E così si va attraverso la vita. Scusa, mi sfugge come attraverso l'economia si possono conoscere le persone. Il significato primario di economia è scienza domestica, la scienza della casa. Oikos in greco è casa, nomos è legge, sono leggi del focolare domestico. Della microeconomia, quindi domestica ancora meglio. Domestica ancora meglio. Sì. Ora, l'economia moderna è stata tradita due volte, ha preso due svolte sbagliate negli ultimi 200 anni ed è stata ridefinita fraudolentemente il secolo scorso, a partire dagli anni 50, dopo la guerra, come allocazione di risorse scarse. Questa definizione doppiamente fraudolenta. Primo, perché le risorse scarse non esistono. Si nomini qualunque risorsa, minerale, vegetale, eccetera, si troverà sempre abbondanza. Se c'è una risorsa scarsa è perché è stata resa scarsa da interessi creati che la vogliono scarsa per avere i prezzi alti. Questo io non svilupperò il problema in questa conversazione. Non in questo video, ma in un prossimo. O in uno prossimo, o chi mi vuole scrivere mi scriva e glielo farò vedere in pratica. No? Ma come risorse scarse non esiste. Secondo, chi fa l'allocazione? Si sottintende che la devono gli esperti, no? Non il padre di famiglia, non il piccolo contadino, non il piccolo commerciante, non chi si fa i fatti suoi con la sua attività lavorativa, ma gli esperti, i burocrati, quelli che stanno al potere, loro devono allocare risorse scarse. Quindi si mette nella mentalità di chi studia economia dei criteri completamente falsi, mentre invece l'economia aiuta a conoscere gli altri dalle decisioni che prendono, del passato, del presente, di quello che sia, è un mezzo splendido per capire la società umana, e poi finalmente delle cose, la conoscenza delle cose, anche se è importante, ma non tanto importante quanto la conoscenza delle persone. Ora, cosa fa l'educazione moderna? Stravolge queste priorità e dà importanza primaria alle cose. E allora, la scienza, la tecnologia, e questo e quello. A me affascina la scienza e la tecnologia. Per esempio, io una bicicletta per me non ha segreti, perché sono 30 anni che l'ho sempre riparata io, e ho una bicicletta che ha 24 anni, ma come se fosse un orologio, funziona perfettamente. Quindi la tecnologia mi piace, insomma, ma non è più importante la conoscenza delle persone o di quella di me.
E poi la tecnologia ha un vantaggio sulla scienza teorica che non consente errori, perché se tu inventi un aggeggio e l'aggeggio non funziona, mi dispiace, devi cominciare di nuovo, non c'è altro da fare. Mentre invece la scienza teorica naviga praticamente nel buio, non è riuscita a unificare niente. La fisica di oggi è più in confusione di quello che non lo fosse 100 anni fa. Ma di nuovo, non mi metto in questo perché ci sarebbe... No, arriveremo anche alla fisica quantistica, lasciamo stare, perché poi là entriamo in un altro campo, veramente... In un altro campo. Sì. Ma la conoscenza delle cose, questa completa il quadro delle conoscenze umane. Quante di queste bisogna perseguire e quante se ne ha il tempo e il talento. In generale, chi vuol fare qualcosa deve ottemperare due criteri. Primo, che la cosa gli piaccia, perché è un terrore, una tortura fare qualcosa che non piace. E secondo, che abbia il talento. Quindi il talento più il piacere determinano quello che uno fa. E se uno fa fuori 4, 5, 6 di queste cose, benvenuto sì che le faccia. Mm-hmm. E questo lo può fare appunto facendo il precario, ma facendolo volontariamente e deliberatamente e diversamente. Mm-hmm. E questo lo arricchisce. Ora, l'ultimo caposaldo della filosofia è quello dell'etica, dove esistono delle condizioni che esistono delle soluzioni a problemi. Etica è risolvere problemi. Meglio detto, no, vivere e risolvere problemi. Alcuni di questi problemi sono convergenti. Convergenti significa che, avendo tentato diverse soluzioni, diverse vie, si è arrivati alla stessa soluzione. Esempio pratico, la bicicletta che vi dicevo prima. La bicicletta cominciò 200 anni fa con il velocipede, che si spingeva battendo i piedi sul terreno. Poi è arrivato qualcuno ha pensato di mettere i pedali, ma direttamente attaccati alla ruota anteriore. Ma la ruota anteriore ha un diametro, quindi uno deve andare come matto per poter farlo. Allora qualcuno venne l'idea, aumentiamo il diametro. Effettivamente poi si fece quello che in inglese si chiama penny farthing, perché somiglia a due monete, una grande e una piccola, una dietro l'altra. Ma questo voleva dire cavalcare la bicicletta a quasi 2 metri di altezza, se cadevi erano guai, no? Erano guai. Finalmente qualcuno ha inventato la catena, la moltiplica, i mozzi. Il mozzo, sì. E ora la cosa funziona. Da quanto tempo funziona questa? Piano 120 anni circa. Il modello base non è cambiato, è rimasto quello che era 120 anni fa, si migliorano le prestazioni, si migliora il peso, si migliora questo, ma il disegno di base è rimasto, quella è una soluzione convergente a questo. Sì. Però in etica, quando si tratta di trovare soluzioni ai problemi umani, siamo in un altro campo, ci sono soluzioni divergenti che sembrano insalvabili. L'esempio che sperimentano tutti è quello della famiglia, dove ci sono i genitori autoritari che non permettono niente e i genitori permissivi che permettono tutto. E allora cosa succede? Che nel primo caso la casa diventa una prigione. Lo stesso si può dire la scuola, solo che è una prigione a tempo parziale. Ma, lo stesso. E nel secondo caso c'è il caos, perché la gente non si controlla più e perché non si mettono freni alle passioni disordinate dal peccato originale, non dimentichiamo il problema, e allora si diventa delinquenti, si diventa criminali, non si diventa, ci si promuove a delinquenti, si promuove a criminali. Allora qual è la soluzione? Qual è la soluzione dei problemi divergenti? Come si fa convergere? Questo vale anche in politica, tra l'altro, lo vedremo. E si fa cercando un principio che trascenda i due apparentemente divergenti soluzioni, sì. E sotto quel principio li si fa convergere. Qual è il principio che fa convergere, per esempio, la libertà in famiglia con l'autorità dei padri, dei genitori? L'amore. Quando si amano i figli, li si può punire,
e i figli accetteranno la punizione senza fiatare, perché c'è amore. Lo stesso vale in aula, lo so perché ho insegnato molti anni. Quando qualche ragazzo si comporta male, se io lo prendo nel momento, non più tardi perché è controproducente, lo posso punire immediatamente con la testa. Non protesterà mai, perché è conscio di aver fatto male. Però se lo punisco a sangue freddo, come si fa nel sistema inglese, che gli danno i caning, le bacchettate, è controproducente. Si causano traumi che si ricordano per tutta la vita. Non lo si fa. Però se si dà l'impressione, perché è vero, di voler bene ai ragazzi, si può punire in qualunque momento. E accettano. Questo lo diceva anche Don Bosco, no? Che bisogna amare. C'è la famosa storia di Don Bosco, che portò a passeggio 120 carcerati giovanili senza guardie e senza sorveglianza governativa, li portò tutti indietro la sera. Perché? Che li voleva bene. E nessuno scappò. Manco uno. Ora, in altri termini, in politica per esempio, o in economia nazionale, bisogna fare pianificazione economica o bisogna fare l'SFE dei liberali? La risposta, se si risponde a questo, se si sbaglia nei due casi, bisogna farle tutti e due. In certe cose ci vuole l'SFE, in altre cose ci vuole controllo. Esempio, la ferrovia è un monopolio naturale. È un monopolio naturale, non si possono avere ferrovie che fanno competizione, fanno concorrenza l'una all'altra. Essendo un monopolio naturale, è dovere dello Stato, non del governo, dello Stato, gestirla per funzioni sociali. Anche se la prestazione vuol dire incorrere in deficit, e vabbè, si incorre in deficit perché si fa un servizio. Non è una cosa commerciale, è un dovere dello Stato. Lo Stato è l'istituzione che aiuta il governo, non è il governo, questo lo vedremo in un altro. Sì, in una differenza tra Stato e governo. Sì. Stato e governo. Ma la ferrovia è un monopolio naturale che deve essere gestito pubblicamente. Lo stesso va per la moneta, ma di questo ne parleremo più tardi. Tutte le altre attività economiche sono, lo Stato interviene sussidiariamente, cioè a quello che non può arrivare il privato ci arriva lui, le promuove, le fa e poi si ritira. E quando incentivando talune attività, bisogna progredire o bisogna regredire, no? Bisogna fare entrambe le cose. Certe istituzioni le si fa regredire. Vedi, la carrozzella col cavallo è sparita. Ed era bene che sparisse, perché non poteva intralciare il traffico delle auto. E certe cose le si fa progredire perché la tecnologia vuole il progresso, però il progresso della tecnologia, dal progresso della tecnologia non segue che debbano progredire anche questioni che non hanno niente a che vedere con essa, questioni morali, questioni intellettuali, eccetera, sono un campo totalmente diverso. Però l'etica, il principio etico è quello del et. Le due soluzioni fatte trascendere da un principio superiore, questo è il principio dell'etica ed è l'ultimo caposaldo, l'ultimo pilastro della filosofia, che appunto, come dicevo prima, non ha aggettivi. Questa vale per tutte le culture, per tutte le parti del mondo. Scusa, però Silvano, oggi ci troviamo di fronte ad un panorama filosofico che a mio avviso crea parecchia confusione, la uso come da definizione di italiano. E non... Come ti spieghi questo supermarket della filosofia? Perché si sono abbandonati i principi della filosofia scolastica a partire dai umanisti del XIV secolo. L'abbandono della filosofia scolastica non si deve a un argomento. Non hanno provato che la filosofia fosse difettosa o che non funzionasse, eccetera, hanno semplicemente cominciato a dileggiarla sistematicamente. In tutti gli scritti degli umanisti, cominciare da Petrarca, questa gente qui, non si trova altro che lo sberfeggio, la ridicolizzazione, l'insulto verso gli scolastici. Non si è mai
non ci si è mai... Non si è mai confutata seriamente. Confutata? So. Non si è mai confutata con argomenti rigorosi, logici. E allora cosa è successo abbandonando la filosofia scolastica? Che si sono perduti i termini di riferimento. Nel primo video dove parlavamo delle confusioni... Quindi sono persi i pilastri proprio. Si sono persi i pilastri. Mm. Parlavamo delle confusioni dell'uomo moderno, esatto. Cosa è successo? Sì. Che non si sa più cosa sono i sensi interni, non si sanno catalogare le passioni, non si sa distinguere tra una passione e un atto di volontà, e ovviamente il caos è totale. Le confusioni affliggono l'uomo moderno perché si è perduta la filosofia. Quindi abbiamo perso l'uso della ragione, in sostanza. E poi abbiamo perso l'uso retto della ragione. L'uso retto, la ragione, certo. Si usa male. Mm-hmm. Si fanno paragoni che non c'entrano, non seguito un argomento che non serve affatto a un altro. Ieri sera leggevamo una bozza di un libro e abbiamo trovato un po' di... Esattamente, no? Abbiamo trovato 6 o 7 confusioni in una pagina. Sì, in una pagina. Poi abbiamo detto, vabbè, lascia stare. È inutile continuare a leggere, sì, perché sì. Non si arriva a nessuna sì, parte. Sì. Ora, c'è una lezione magistralis fatta da Dorothy Sayers, che io ho pubblicato sul mio blog, che tu, perché tu me l'hai inviata e io l'ho pubblicata sul mio blog. Quindi sì. È già pubblicata. Già pubblicata, sì. Che parla delle ferramenta perdute della conoscenza. Sì. Quali sono le ferramenta perdute? Il trivio. Il trivio che si studiava nelle facoltà medievali, nelle scuole medievali, prima di mettere qualcuno nelle facoltà universitarie. E si andava all'università molto prima di quanto si va oggi. Come esempio, Alfonso de Liguori, poi canonizzato santo, venne ammesso alla facoltà di legge dell'Università di Napoli a 12 anni. Oggi chi... Impensabile. Chi andrebbe all'università a 12 anni? A 12 anni un ragazzo di oggi è non solo imberbe, ma completamente scombinato, insomma, non si sa dove vada. E non era un caso isolato. E non era un caso isolato, perché David Hume, filosofo scozzese contemporaneo di Alfonso de Liguori, andò all'Università di Edimburgo alla stessa età. E si arriva molto prima, questo lo fa notare la Sayers, quindi bisogna restaurare in una maniera o in un'altra la facoltà di pensare sistematicamente, insegnando la logica, la grammatica e la retorica. Ecco, ma la logica dove la si può studiare? Su quali testi? Come la si può studiare? Esistono vari testi, ma bisogna stare attenti alla logica, deve essere la logica aristotelico-cristica, non quella di Russell. Quella di Russell non serve, no, non serve assolutamente a niente. La logica, come si chiama, simbolica, è una perdita di tempo, perché non si risolvono problemi pratici. La grammatica, faccio un appunto sulla grammatica, perché di nuovo non si capisce bene, e questo infatti non lo capì neanche io per anni, fino a quando lo vidi il problema. La grammatica da studiare è la grammatica latina. Perché? Perché la lingua latina è l'unica lingua in cui c'è una corrispondenza di uno a uno tra la forma e la funzione delle parole. No, io non ho studiato latino, quindi se spieghi questa cosa mi fai una grande cortesia. Cioè, vedendo una parola latina, sì. Se tu hai studiato la grammatica, sai che funzione espleta senza neanche sapere cosa vuol dire. Funzione inteso... Funzione, per esempio, laudator. Cosa vuol dire laudator? Lo viene in mente, congiuntivo, terza persona singolare e quindi esortativo. No? Il verbo laudare. Quindi è un verbo che svolge una funzione. Cioè, sì. Beh, questo è già sufficiente per farti mettere quella parola per incasellarla nel posto giusto. Nella mente, c'è tutto... questo avviene solo con la parola latina, con la lingua latina. L'inglese, per esempio, non ha flessioni, e quindi la funzione delle parole la si può scoprire, detettare solamente se si è studiato il latino prima. Lo si fa immediatamente. Ma tu, avendo fatto scuole tecniche, scusa la domanda personale, quando poi hai studiato il latino, Silvano? No, io non ho fatto scuole tecniche, ho fatto il classico. Ah, hai fatto il classico? Il classico. E se tu mi chiedi quali sono le materie studiate che mi hanno giovato di più nella vita, anche nelle cose tecniche, anche il latino e il greco, senza dubitarlo.
perché danno una, un fondamento intellettuale a tutto il resto che si studia inamovibile. Tu pensi, io mi ero fatto la convinzione che tu hai studiato scienze agrarie, roba del genere, per la tua grande competenza in, in quella disciplina. Io ho studiato scienze agrarie, e mi piace la scienza, e la, la apprezzo e la studio, so che cos'è, perché per la mia vita la fa incasellare dove appartiene, ma questo l'ho fatto grazie allo studio di queste discipline intellettuali che mettono le fondamenta e non si muovono più, sono il latino e il greco. Mm-hmm. Oggi per esempio, il bello è che la gente, anche quelli di lingua anglosassone, fanno uso di parole latine e greche tutto il giorno senza saperlo. E poi naturalmente non sanno cosa vogliono dire. Ma chi sa il greco mi rende in casella, dice, ah, questo vuol dire questo, questo vuol dire questo. E tutte le parole tecniche, inclusa la parola tecnica, è greca. Tecnica è l'arte di fare qualche cosa. Tecnologia, la conoscenza dell'arte tecnica. E questo è l'ottimale, scusa. L'ottimale sarebbe appunto lingua latina e greca. Al di sotto, un gradino al di sotto dell'ottimale, che cosa si può fare? Non che cosa si può fare, che cosa ha giovato a me. Sì, va bene, certo. Giovato a me la filosofia e la storia. Però non quelle studiate a scuola. Quando mi sono accorto che era importante saperle, e le ho riprese. No, a proposito del trivio, rimango sempre al trivio, sì. Allora, la grammatica, ora, come diceva Sayers, la grammatica non si limita alla lingua. C'è una grammatica di tutto lo scibile. Di tutto lo scibile, e dà esempi di quello che è la grammatica degli esseri viventi, accennata in pochi minuti fa, e tutte queste diciamo scheletri, lo scheletro attorno al quale si costruisce tutto lo scibile, quella è la grammatica. E poi la retorica, che è l'arte di parlare in pubblico, facendo sollevare non solo la mente, ma anche le passioni, il cuore della persona. Oggi, per esempio, molte materie che si studiano a scuola, all'università, sono insulse e sono spiacevoli perché non sono umane a sufficienza, sono troppo aride, troppo aride. C'è una maniera di umanizzarle? C'è. Cosa vuol dire umanizzare? Oggi abbiamo internet, una benedizione per la scienza. Quando studiando una materia tecnica si incontra un nome di una persona, o il nome di un luogo, o il nome di un'istituzione, il nome di questo, smettere di studiare e cercarlo in internet. Cercare una breve biografia, una breve. E allora la conoscenza si umanizza, si ravviva, si ricorda molto più facilmente. Molto più facilmente. Un esempio solo, si sa che Michael Faraday fu l'inventore dell'elettricità pratica, che inventò motori, tutta quella, eccetera. Beh, e poi, però non si sa che una volta in una esibizione di questi aggeggi che lui costruiva, è venuto un politicastro dell'epoca, non so chi fosse, un qualche deputato, non so, e gli chiese, dice, signor Faraday, dice, queste cose che lei ha inventato, eccetera, a che servono? A che serviranno? Ma Faraday gli fa, guardi, signore, dice, non lo so neanch'io, non conosco le cose, però una cosa so, che un giorno voi porrete una tassa su questo, che un giorno la tasserete. E così è stato. Così continua ad essere, certo. E così continua ad essere. Quindi la filosofia in realtà appoggia su questi quattro pilastri. Se non ci sono questi quattro pilastri non ci si fa filosofia, si fa qualcos'altro. E come la possiamo chiamare? Chiamiamola come vogliamo. Per esempio, quello orientale che noi chiamiamo filosofia orientale, in realtà rispetta questi quattro pilastri. Sarebbe meglio chiamarla cultura orientale, perché questa gente, per esempio, non ha il sillogismo. E non lo ha perché la verità non è un valore fondamentale nelle culture orientali. Non c'è cosa di peggio che costringere a un orientale, per mezzo del ragionamento logico, a un metterlo in un angolo e non farlo scappare. Si sente estremamente a disagio. Vuole in qualche maniera salvare la faccia.
Salvare la faccia per un orientale è molto più importante che sapere la verità delle cose. Firmare un contratto con un orientale è una perdita di tempo. Perché questo signore osserverà il contratto fino a quando gli è di vantaggio a lui. Se non è di vantaggio a lui, il contratto lo rinnegherà, lo ignorerà completamente. Ma quindi, se la filosofia orientale non mira anche alla verità, a che cosa mira? All'armonia. All'armonia, cioè? All'armonia della vita. Per esempio, cinese si chiamava celeste perché si basava sull'armonia dei cieli. L'imperatore doveva riprodurre nel suo gabinetto, nella sua maniera di governare, l'armonia degli altri. Ecco perché si chiamava celeste. E che il comportamento dell'imperatore era, e dei suoi seguaci era fondamentale perché i sudditi imitassero il comportamento. Ecco perché Confucio nella sua morale si avvicina tanto alla morale cristiana, perché fondava il tutto sulla morale, sul comportamento, non sull'essere, non sulla conoscenza di quello che è. Questa per loro non ha importanza. Quindi c'è una lacuna grave in questo. Ed ecco perché è gente che non favorisce la libertà. Nell'Oriente non c'è libertà. Quindi si basano sul comportamento, sul anziché sull'essere. Deve essere no. Per esempio, in Giappone è importantissimo che si faccia tutto quello che fanno gli altri. Il capo della formazione si chiamano behavioristi, no? Behavioristi, esattamente. Che mirano al comportamento e non all'essere. Un amico mediterraneo, chiamiamolo, non do la nazionalità, che è stato in Giappone, è vissuto lì diversi anni, una volta voleva parcheggiare una macchina e dove parcheggiare si pagava un certo parcheggio abbastanza salato. E allora lui cerca un posto, finalmente trova un angoletto dove non c'era, perché può mettere la macchina lì e se ne va. Quando torna trova il poliziotto col pizzino che gli fa la contravvenzione. Dice, ma questo dice, come fai a sapere che io ero qui? E dice, ma l'hanno denunciato i vicini. Ti denunciano i vicini, perché non ti sei comportato secondo i dettami normali. Tu non sei libero. Sei alla mercé di come si comporta la gente. Ma sai, hai detto un sacco di cose interessanti parlando di questi quattro pilastri. Quindi, in sostanza, la filosofia a che cosa serve? A trovare la verità delle cose. A trovare la verità delle cose e mettersi uno stesso nella verità delle cose. Sapere che posto uno occupa nell'economia dell'universo. E quindi vivere felice. Perché se non c'è verità non c'è neanche libertà. Esattamente. E rispettare la verità degli altri per poter poi domandare quella propria. Libertà che non è licenza, che non è indipendenza, come dicevamo prima, è precisamente il seguito della verità e del bene, che sono i due binari, le due rotaie sulle quali viaggia l'esistenza umana. Quindi, essendoci oggi confusione nella filosofia, abbiamo anche confusione nella verità, quindi abbiamo anche confusione nella libertà. Esattamente. Ecco perché lo Stato moderno è liberticida. Questo ne parleremo in un altro. Poi ti chiedo questa cosettina finale. Puoi chiudere con un suggerimento? Nostra conversazione. Sì. Suggerimento è rifuggire dal sistema scolastico per quanto si può e trovare la conoscenza e trovarla indipendentemente. Se si trovano amici fidati, per mezzo di amici. Per trovare la conoscenza c'è internet, non c'è più bisogno di andare a studiare libri di testo perché non servono assolutamente a niente. E poi far rivivere l'apprendistato, ma clandestinamente, perché per legge non lo si può fare più, ma mettersi d'accordo, se si vede qualcuno che è esperto in qualcosa a cui uno piace, andarlo a trovare e dici guarda, mi insegni quello che fai tu e io ti pago per quello che sei, mi dai questa conoscenza, cioè acquistare conoscenze. Poi per un uomo, cioè il maschio che si espande a ventaglio per le cose, acquistare un certo numero di abilità intellettuali e manuali, tutte e due, non so, per quello per cui non ha talento.
e poi praticarle queste cose, praticarle. E poi metterle sul mercato e poi anche viverci. Si comincia col guadagnare poco offrendo dei servizi ai vicini o quello che sia, e poi si fa una. Si vive tranquillamente. Non c'è bisogno di accumulare ricchezze enormi, perché poi che ci fanno? Cioè, quando tu non spendi la vita, come fanno diverse persone, a far denaro, benissimo, lo fai, e poi quando lo spendi? Non lo spendi mai, e poi muori, lo devi lasciare ad altri, e hai fatto denaro, e che hai fatto? Volevo leggere, Silvano, altre tre o quattro righe da questo libro che ho sotto mano, e dice: hai avuto la grande fortuna di incontrare veri maestri, amici autentici che ti hanno insegnato senza riserve tutto ciò che hai voluto sapere. Non hai avuto bisogno di trappole per rubare la loro scienza, perché ti hanno indicato la via più facile, anche se loro è costato duro lavoro e sofferenza scoprirla. Ora tocca a te fare altrettanto con questo, con quell'altro, con tutti. Molto bella questa frase, questo pensiero è sempre. Diceva in altra sede, dice: un buon maestro deve insegnare in un quarto d'ora quello che gli è costato 20 anni per capire. Penso di averlo fatto. Tu con questo video ci hai ancora insegnato tantissimo, e oltre a quelli già precedenti, a quelli che faremo ancora. Grazie ancora, Silvano.